E no, signor giudice, nonostante sia un giudice dei minori, non può proibirmi di vedere i miei ragazzi, né Martin, né Thomas, né Roberta, né gemelli, chiunque. Mi proibisca di respirare l'aria contaminata di questa città, mi proibisca di vedere i miei ragazzi, di parlare con le mie fatine, me lo proibisca, ma non ci riuscirà, signor giudice. Ciao. Flor, che ti succede? Sai che il giudice mi aveva proibito di vedere i ragazzi? Bene, adesso alla lista dei proibiti si sono aggiunti Martin e i gemelli. È incredibile. Ma non ci credo, sì, è molto orribile, ingiusto, me lo stanno facendo apposta. Mi vogliono distruggere, non so che fare. Io ti giuro che mi invento di tutto per cercare di entrare a casa, ma lui non mi perde di vista nemmeno per un momento. È il re dell'ingiustizia. Inoltre Delfino lo ha convinto che ho una cattiva influenza sui miei bambini. Ti rendi conto? Ma perché non entri mascherata? No, Olivia, per favore, matura un po'. Pensi davvero che io sia un pagliaccio che fa qualunque cosa? Io capisco che è per una buona causa, ma è una cosa infantile. Cerca di crescere, Olivia. Signore, entri pure, continui la perquisizione e vedrà che la signorina Florencia qui non la troverà mai. Sì, sì. Sembra che questa volta abbia capito. Evaristo è il suo nome, vero? Evaristo Carlos, però mi chiamano Evaristo. Bene, mi dica, lei vuole aiutare il suo padrone? Ma certamente, io vivo per questo, ma non so come. Molto bene. Lo convinca a pensare all'opzione che gli ho dato, quella dell'assistenza psicologica. Cerchi di convincerlo, perché altrimenti... Sì, sì, farò tutto il possibile, farò tutto il possibile, signor giudice. Non so se ci riuscirò. Bene, continuiamo. Circolare, circolare, signor giudice. Santo cielo! Io pensavo che la cosa difficile fosse entrare dalla porta principale, ma questo posto è diventato una trappola ovunque. Per fortuna il giudice se n'è andato, ti assicuro che stava per venirmi un infarto. Sì, proprio così. Forse sto diventando un po' paranoico. Però, per un momento mi è sembrato... No, meglio che esca di qua. Che fai, Flor? Oh, mi hai riconosciuto. Sì, beh, diciamo che sei la stessa Florencia, ma di un altro colore. Il colore non c'entra nulla, sono un mimo, un mimo. Mi posso mimetizzare e stare con i ragazzi senza che nessuno mi veda. Muta senza fare brutte figure, non è geniale? Flor, diciamo Massimo, che... non guardarmi con quella faccia. Dovevo fare qualcosa per infiltrarmi. Il giudice mi controlla continuamente. Così passerò inosservata, perché Flor, non mi riconosceranno. Noi dobbiamo parlare. Anche tu mi vuoi cacciare? No, è per Nicholas, non sta bene. Che gli è successo? La mamma lo ha forse abbandonato? Fa una cosa, aspettami nello studio, io scendo subito. Ah, devo bere qualcosa, mia madre mi distruggerà. Santo cielo, i guanti, perché ho dimenticato di mettere i guanti? Non posso lasciare impronte in questa casa, non posso. Non devono vedermi, non devono sentirmi. Che ti è successo? Ti ha attaccato un pagliaccio? Ma che pagliaccio? Cos'è successo, dici? A Nicola? No, se chi ti ha dato questi baci, lascia perdere, verrà la polizia. È molto, molto grave. No, cos'è successo? Grazie, non ci penso io, aspetta, no. Ci penso io, non preoccuparti. Devo recuperare la mia valigetta, lo dico. Mi scusi. Sì? Mi perdoni se la disturbo. No, beh, stavo meditando. E che ho dimenticato la mia valigetta. Sì, sì, certo. No, mi creda. Tutto questo è molto strano. Sì, certo, va bene, ma è anche strano. Mi stupisce che lei entri senza bussare. No, scusi, ma io non so più che cosa pensare di lei. Sì, va bene, ma non è quello che sembra. No, sembra. Insomma, vengo a prendere la mia valigetta e trovo... Mi trovo lei molto nervoso e con quelle macchie di rossetto su tutta la faccia. Quali macchie di rossetto?
queste, signor Conte. Che sta dicendo? Come posso avere delle macchie di rossetto? Ah, no, no, ci posso credere, non ci posso credere. È stata Roberta che stava giocando a truccarsi, mi ha dato dei baci e mi sono rimasti bene. Dei segni. No, va bene. Ha pensato no, no, va bene, le credo. Senta, glielo anticipo perché stavo pensando che dopo essersi sottoposto alle sedute di terapia, lei insiste nel volersi separare. Allora valuterò la possibilità che la tutela resti nelle sue mani. Dato che io so che i bambini non amano la signora Delfina. Ma cosa? Io voglio sapere che cosa sta succedendo qui dentro. Qualcuno avrà un problema.